Suso mi fa morire. Sono innamorato di Suso. Suso to die for. I'm in love with Suso. Suso è un giocatore molto forte, in grado di determinare, e i giocatori forti il Milan li tiene. Suso is a very strong player and he's a player with a huge impact and Milan keeps strong players. Quando sei dedito con passione, con cura dei particolari, quello è il tuo lavoro, non devi aver paura di niente. Poi un mio maestro mi diceva sempre, meglio affogare nell'oceano che in un bicchiere d'acqua. Quindi, galeone. Quindi sono pronto, ne ho subite, ne ho passate tante. Per me questa è una grande chance, è una gioia allenare il Milan. E darò tutto a me stesso. E faremo in modo, io, i calciatori, l'ambiente di... creare un clima positivo attorno alla squadra. Confucio diceva che chi non cambia o è un saggio più evoluto o uno sciocco più ignorante. Mi ero preparato a questa domanda perché Suso l'hai citato dopo la partita contro l'Udinese proprio nel cambio di posizione. E qualcuno diceva, ma non è il Giampaolo che conosciamo che va avanti, non si fa fermare. Ora mi hai spiazzato perché mi hai detto che non cambia, però Suso lo vedremo a destra o dietro le punte? Domani. Perché vuol dire che allora non sei né uno sciocco ignorante né un saggio evoluto se cambi posizione. Non lo so, alcune volte sono uno sciocco, alcune volte un talebano, perché poi mi tacciavano di talebano quasi sempre, perché non cambiavo mai. E quindi come fai? Avete la possibilità di aggiustarvela a seconda del risultato. Io vado avanti per un'idea di calcio che è quella. Musacchio è un giocatore forte ed ha anche una buona leadership. Non sottovalutate i calciatori. Prego dietro, Furio, grazie, ti passi. Salve, ce l'avete un po' con quelli che c'erano prima. Devo far giocare tutti nuovi. Vi piace la novità? Non ci sono i vecchi nuovi, c'è il Milan. C'è i vecchi e nuovi, quello che c'era prima o quello che c'era dopo. Il Milan. Prego. Il Milan. Né Tizio né Caio, il Milan. Stamattina Sacchi, parlando di Juve e Inter, definisce l'esteta Maurizio e l'impaziente Antonio Conte. Ecco, siccome tu appartieni a quella schiatta, volevo sapere se tu sei più esteta in questo momento o sei più impaziente. Io sono un onesto lavoratore della vigna. Sto entrando a Milanello e c'è un ciclista che stava facendo i giri e mi dice: ma non farà ancora giocare Castigliejo? Ecco, questa è la domanda. Che poverino Castigliejo non ha nessuna colpa, si è impegnato, ha preso dei bei 6-6 e mezzo dei colleghi, quindi proprio, e ho detto va bene, girerò la domanda a Giampaolo. Allora, un punto su Castigliejo. Mi offendo. Castigliejo è un mio calciatore, ragazzo serio, grande lavoratore e giocatore che mi piace anche. Poi è il parere di un ciclista con il quale ti sei incontrato stamattina. Malumore e critiche le capisco. Il mio non è una cosa così, no? Il mio raccoglie milioni di tifosi. Il mio ha una storia, ha una bacheca importante. Quindi capisco il malumore e le critiche. Io ho il dovere di continuare a lavorare con impegno, con serietà, cercando di migliorare quelle che sono le performance della mia squadra. E mi limito a quello che è il mio compito. Una squadra allo sbando, un ambiente surreale, fermo restando che la responsabilità è di tutti, in primis dei calciatori. Io, con onestà tua intellettuale, che conosciamo, e morale, ti chiedo se hai pensato per un attimo alle dimissioni o qualcosa del genere. No. D'accordo, Lio, che devi lasciare, però... mi piacerebbe un moto d'orgoglio che tu battessi il pugno sul tavolo e dici: attenzione, io sono Marco Giampaolo, definito da Sarri e da Sacchi un maestro. Domanda: dov'è finito il maestro?
tutte le palate di materia organica che mi avete buttato addosso in generale, ma non perché vi ho letto, è perché lo deduco dai messaggi di solidarietà che mi arrivano. Capisco. Io sono abituato a soffrire calcisticamente parlando. Non è importante rispondere platealmente alle accuse, mettere su teatrini, bisogna soltanto lavorare. Ed è quello che ho sempre fatto e quello che continuerò a fare. Perché sono lucido, razionale, perché so quello che faccio, perché cerco di stabilire un rapporto cerebrale con i miei calciatori. Non urlo poco, ma cerco di entrare dentro la testa di ognuno. E quindi gestisco le emozioni in questo modo, ma che poi se vinci vengono veicolate in una maniera, se perdi in un'altra. Ma bisogna essere sempre se stessi. Chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre.